Conte, la seconda run firmata da Barbero, secondo il passaggio minuzioso allo giro del peg. In uscita, buono, il passaggio da una spina all'altra, pulito, tranquillo sul fan box, ci portiamo ora sul quarter five, la sinistra, backflip, bastite signori, bene, combo backflip intanto per Ale Barbero, run numero 2, ecco qui, tech grand, in out, in drop, siamo a 30 secondi Ale, ancora a tua disposizione, sfruttali al meglio, per questa seconda run di qualifica. Secondi che diventano ormai 20 prima del termine, ancora appoggio sul wall, attenzione, occhi puntati su Ale Barbero, il 360, turbo end, il flare al decimo, prima di chiudere, al decimo secondo, se siamo sul countdown, veramente ormai giunti al termine, backflip, stop alla run, flare. Vedere fare i tuoi numeri. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. E abbiamo visto, Alessandro, intanto è impressionante i tuoi numeri, perché io ogni volta che li rivedo, allora, quello era, che gara era? Ok, quello era il 2018, ottobre 2018, il primo campionato italiano FC della storia, in assoluto. L'abbiamo organizzato, beh, non io precisamente, però l'associazione di Priero, sportiva di Priero, e che ho vinto. E quello è il tuo bike park? È al mio bike park. Dove ti alleni? Dove mi alleno, dove grazie, vabbè, ai tempi Red Bull, Fiat e Vans mi avevano aiutato parecchio a costruire questa struttura che sto mantenendo comunque con tanta fatica. Ecco. Sembra semplice vederlo, poi invece è impressionante comunque il livello e i numeri che fanno. Tu hai detto BMX? Sì, hai provato? Sì, diciamo, non proprio la BMX che fa lui, diciamo che ho fatto qualche battenza dal cancelletto e quattro panettoni, ecco, perché sì. Ma sai che è impressionante anche quella, perché è spettacolare. Tra l'altro Andrea può dire qualcosa, perché Andrea, tu correvi? Sì, io ho cominciato da 5 anni BMX. Col BMX, vedi? E mi fecero fare una gara, ero ancora piccolo, quindi non potevo gareggiare a un regionale, però mi fecero correre e vinsi subito la prima gara. Allora, io ho fatto una produzione nel 2004 dei campionati europei di BMX a Olgiate-Comasco, che c'è il percorso. Ecco, a me faceva un'impressione perché la velocità con cui fanno questi passaggi, salti così, cioè mette paura, perché poi ogni tanto qualche botta. Sì, poi adesso ho visto che il BMX è cambiato comunque, perché ai miei tempi era un altro BMX, adesso è veramente spettacolare, veloce, una tecnica incredibile. Quindi sì, ma poi come passano, come si chiamano le gobbe, come le chiamate in termine tecnico? Le whoops, ups, come motocross, quindi però è impressionante. Ieri, sì, cioè pochi giorni fa, il terzo titolo. Sì, sì. Che tra l'altro l'abbiamo, cioè la gara è stata organizzata da un'associazione, una società di Bergamo, al Polaresco, il spazio Polaresco, adesso vabbè è un parchetto dove c'è questa bowl fatta di cemento, quindi lo chiamano BMX Park, ma il park era completamente diverso. Perché lì conta molto anche il materiale, come è fatto? Sì, allora il cemento a me non piace tantissimo, perché è difficile, molto scivoloso, poi si fa male proprio anche quando riesce a fare, quando fai gli air, proprio il pop lo chiamiamolo in gergo, cioè quando stacchi dalla rampa, è molto particolare. Il legno lo preferiamo, il carply tra l'altro, o skate light, che lo usano, skate light proprio che viene dallo skate, perché è un tipo di legno che è indistruttibile, che scivola, che scivola quando cadi, non è troppo ruvido, ecco. Preferisco il legno. Per tutta la vita. Sì, no? Perché sì. Penso che il cemento... poi dipende dai pari cemento. Sì, ma io andrei a vedere se siamo pronti anche con il secondo servizio, il secondo video, andrei a vedere anche altre immagini su Alessandro Barbero.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Altre immagini spettacolari? Allora, quella era una prova di Coppa del Mondo, Alessandro. Allora, là è stata la mia prima gara con la maglia azzurra. Prima trasferta in assoluto nel 2018, sempre. Dove eravate? Hiroshima, in Giappone. E il parco era super ostico, veloce, non avevi tempo di pensare che era un trick dietro l'altro, una manovra dietro l'altra. Risultati però, Coppa del Mondo così? Allora, risultati Coppa del Mondo, ho fatto pietà, ecco. L'unico risultato del mondiale è stato in semifinale, che ho fatto, mi sembra, 19° posto. Il livello è altissimo. Livello stratosferico. Ecco, qui c'è Rebecca che voleva fare una domanda, perché durante il video, che domanda gli hai chiesto? Cos'è che gli hai chiesto? Sì? Sì, no, se tu provi una specie di coreografia, diciamo, una sequenza di trick e poi li riproponi, oppure quello che ti viene al momento, diciamo. Beh, e cerchiamo di... sono 17 manovre, sono tante e devi saperle fare. 17 manovre dipendentemente dal par, perché sabato ne facciamo 22. È un tempo. Sì, hai 60 secondi, due run a 60 secondi. Gruppi da quattro persone, chiaramente una alla volta, la qualifica sono comunque le due run, le contano, le sommano, la semifinale anche, e la finale invece conta la migliore delle due, sempre 60 secondi. La cosa più difficile sono le practice, perché ci scontriamo, è capitato spesso di scontrarci, ognuno fa una linea, ognuno di noi gira in un senso orario e antiorario, quindi diventa molto difficile quando sei nella street course riuscire a rispettare i tuoi. Però cerchiamo di, vabbè, le manovre le prepariamo, le manovre più complesse, la coreografia più difficile, diciamo. Ecco, in gomma piuma, perché mi alleno molto in gomma piuma, poi in resina, che è quel salto un po' col tappetone che avete visto in qualche video, e poi, vabbè, è chiaro, quando sei lì hai one shot, punto. Quindi le manovre fill up, vuol dire di riempimento, devi saper fare a occhi chiusi, che possono essere anche per voi a vedere super complesse. Te la prepari prima, assolutamente. Ma però poi improvvisi tante volte. Però è impressionante vedere le immagini, che sembra rilassato, bello tranquillo, che fa come un pittore che pennellava via. Però fisicamente è pazzesco. Non renderà mai giustizia l'immagine. Mai. Cioè, noi ci prepariamo. 60 secondi è lungo. Cioè, come un atleta che fa 100 metri, sì, uno dice 10 secondi, ma sono 10 secondi è che... È un mix di cose. Cioè Qual di è il numero più difficile che c'è nella coreografia? Che fa, ma, diciamo che riuscire, ecco, io faccio flare, che sarebbe per il backflip, giro della morte, 180, lo faccio sul corte con la struttura così, facendo gli amici, che quella non è una mano difficile, perché la faccio sempre. Il problema è metterla insieme a queste 17 manovre, perché arrivi magari stanco, devi arrivare coordinato sulla rampa con la velocità giusta, col pop giusto, devi sapere atterrare fluido, perché subito dopo magari hai ancora due o tre manovre. Fare all'inizio può essere un azzardo, perché se butti giù i piedi
tu sei volato fino in Giappone per niente, quindi, per 10 secondi, quindi hai un sacco di responsabilità. Quindi viene spostato verso, che sei più stanco poi, però sei più caldo, esattamente, no? Esattamente, cioè, dipende anche sempre da come la street course, come la disegnano, il quarter che raggio ha, perché ogni rampa è diversa, ogni rampa ha il coping, sapevo quel tubo dove come grindi con le pedane o con il track dello skate, che comunque sporge o non sporge, è difficile. Il setup della rampa è tutto per noi. Mai provato andare dentro in un bypass? C'è da studiare praticamente, perché veramente... Sì, perché già tutti i termini... No, posso capire anche il discorso di battiti che diceva, perché lì ci sarà anche un'adrenalina che ti entra, che, perché come dicevi è one shot, quindi hai proprio tutto sopra le spalle. Ma guarda, una, vabbè, l'ultima esperienza che ho vissuto, quest'anno ho fatto poi due gare, una in Croazia e poi il campionato italiano. Anche si vedeva dalle prove che comunque ero avanti, cioè preparato. Potevo solo scendere e girare tranquillo e vincere, ok? Che è una cosa incredibile, ok? Però hai sempre dentro di te, c'è sempre, e comunque se arrivo cioè se comunque non entro giusto in rampa, se perdo il ritmo comunque o metto giù un piede, quello può capitare a tutti. C'è sempre la concentrazione, quindi. E poi c'è sempre un altro fattore che io non mi sono risparmiato, Danilo, perché ho dato 15 punti di differenza, che è una cosa che non ho mai visto a nessuna gara, con la run di scarto. Cioè ho detto, boh, questa la faccio un allenamento, la faccio al massimo, mi viene bene, boom. Che è assurda sta roba, però io non mi so, cioè io penso, beh, che i radi mi rispettino anche per quello, perché io sono andato giù potente, ecco. È un valore, hai il livello, quindi è così anche nella mountain bike, giusto Samuele? Se vinci per distacco, sì, beh, quello sicuramente. Quando si vince per distacco, così si danno tanti minuti, magari subito dalla prima salita. Anche se ultimamente è tutto molto più limato, anche le differenze, anche non so, a un mondiale, un italiano, è veramente facile arrivare dopo 4 ore di gara con dei distacchi irrisori. Magari è facile che si decida la gara agli ultimi 10 minuti. Tu nella marathon hai iniziato a correre in che anno? Ormai allora, io iniziai nella marathon forse la prima marathon la feci nel 2013, la prima, poi mi ci sono dedicato di più verso il 2014. Le prime sono state con la Marathon da Brianza? Sì, le gare di casa, diciamo, sì, quelle. Anche perché la Marathon Bike della Brianza è una marathon come durata, ma è un percorso che tu ben conosci, è bello, è tecnico. È uno dei più difficili, come percorso. È uno dei più completi, secondo me, perché ha, sì, la salita lunga, però... Non hai recupero, però. Tecnici, sì, e poi molte volte viene fangosa. Perché il mese, cos'è, settembre di solito, sì. Settembre è sempre quel mese un po' birichino, e il sottobosco con i sassi diventa sempre molto divertente. Tra l'altro poi tu hai vinto un campionato italiano, giusto? Sì, io ne ho vinti tre nella marathon, e uno è cross country, quindi 4 titoli italiani, tanta roba, il marathon quante ne hai vinte? I tre titoli italiani qui. Tanto adesso, parlando di titoli italiani, poi ne parliamo, perché ci sarà il Ciocco, e intanto abbiamo il servizio con le immagini del campionato italiano al Ciocco dei giovani.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bentornati in studio. Intanto abbiamo visto Ciocco, che è intanto un luogo storico, perché la mountain bike italiana, ma anche a livello mondiale, è partita con il Ciocco. E tu, Samuele, sarai in gara ai campionati italiani cross country? Sì, diciamo che io sono nato nel cross country e mi ha sempre affascinato, mi piace veramente tanto. Dopodiché le mie caratteristiche fisiche mi hanno portato a traslare verso le gare più lunghe. Però ogni anno mi piace, calendario permettendo, esserci al campionato italiano, perché è veramente il simbolo, è la gara che è più importante. Anche per il cross country sarà una bella sfida, perché sono state ancora qui in Italia gare cross country poche. In Italia poco, niente. All'estero? Bisogna muoversi, Austria, Repubblica Ceca, però un vero e proprio confronto anche a livello nazionale non c'è ancora stato, soprattutto per noi maratoneti. E comunque il Ciocco è un percorso impegnativo, sarà, perché se ricalca quello di... Me ne hanno parlato davvero bene, dai, sono veramente curioso di vedere, anche perché, come dicevi, è un luogo storico per la mountain bike. Per noi italiani è un po' il tempio della mountain bike, perché sì, da lì è partita un po' la mountain bike mondiale. E vedremo settimana prossima un po' i risultati, seguiremo, andremo a vedere. E appuntamenti, allora, tu al Ciocco settimana prossima, giusto? Sì, sabato precisamente al Ciocco, dopodiché ci dedichiamo ancora di più a quelle che sono le marathon. Ci sarà l'italiano il 10 ottobre all'Isola d'Elba e dopodiché il mondiale, che è confermato in Turchia. Anche lì sarà un bel percorso all'Isola d'Elba. All'Isola d'Elba è stupendo, siamo già stati, tra l'altro abbiamo fatto una ricognizione con Mirko, CT della Nazionale, Yuri, Celestino, Ragnoli della Scott. Perché organizzeranno quello che sarà il mondiale marathon dell'anno prossimo, quindi un percorso rivisto, molto spettacolare, creato proprio per il pubblico, perché verrà proposto su tre giri, quindi una marathon su tre giri è molto particolare, ma lo faranno apposta proprio per il pubblico, per rendere anche un questa po' più visibile alla gente. Spettacolare, sì. Ebbene, poi l'Elba è sempre stata anche uno scenario bello per la Coppa del Mondo, anche di mountain bike, quindi col cross country. Sì, poi i ragazzi dell'Elba sono veramente insuperabili, hanno una voglia di fare e una passione incredibile. Sì. Becca, dice tuo programma, il calendario, prossime gare? Ora proseguo con le preparazioni di ciclocross, perché c'è un piccolo stacco di gare, diciamo, e correrò una gran fondo a fine mese ad Asiago. Su strada? No, mountain bike sempre, sì. Mountain bike. E poi niente, inizierò col ciclocross ufficialmente tutte le domeniche, magari anche di sabato, a partire dal 4 ottobre. Quindi Alessandro, programmi, gare, adesso la maglia tricolore? Esatto, allora dovremmo organizzare un C1, che è una gara sempre valida per qualifica olimpica, anche se non abbiamo più speranza, però lì esattamente a Priero Cuneo, e il primo weekend di ottobre sarà questa gara. Ho già ricevuto un sacco di mail da pronti nazionali BMX freestyle, per esempio della Repubblica Ceca, russa, quindi internazionale, un po' di amici a trovarci, è una figata per noi, come una festa, e via. Che la cosa più importante è stare insieme e girare prima di tutto. Questa, diciamo, che è il primo appuntamento che fra un paio di settimane, e poi spero di ricominciare un po' l'attività collaterale, quella di intrattenimento, che facciamo un po' di spesso. Spettacolo, quindi abbiamo forse uno show nel Friuli, speriamo che il Covid non ci fermi. E parlando di spettacolo, Andrea, noi andremo a vedere gli spettacoli. Esatto, andremo a vedere, sono incuriosito, quindi dai, andiamo a tifare per loro. Noi aspettiamo qua un ospite speciale più avanti, nelle prossime puntate, perché ce l'ha promesso Macio, che viene qua, giusto? Aspettiamo il rider, ora e biker, no? Anche perché lo vedremo in gara nelle bike, nelle Enduro World Series, giusto, con le bike, quindi sì, questo fine settimana. Se poi Marco non viene, lo bacchettiamo, adesso andiamo a vedere i risultati anche. Lo bacchetteremo. Bene, noi siamo arrivati a fine di questa puntata, intanto io ringrazierei da Samuele Porro, Rebecca. Grazie. Garibaldi. Grazie. Poi Alessandro Barbero. Grazie mille. Andrea Schiavone. Ringraziamo anche la location che ci ospita, Memorabilia, questa stupenda location. L'appuntamento è sempre con Bike Show, a settimana prossima. Ciao a tutti. Oh,
promise some more.